pausa. Parliamo di Secure Boot. Chi di voi ha già sentito parlare del Secure Boot? Alzate le mani. Quasi nessuno. Quasi nessuno. Il Secure Boot, detta in parole molto, molto, molto semplici, molto elementari, un po' da dizionario, è una tecnologia che è stata introdotta recentemente nel web per garantire la sicurezza di tutto il codice che viene eseguito durante la fase dell'early boot, cioè la prima parte di avvio del computer. Definizione che messa così è molto vuota e poco comprensibile. Nel corso del talk vediamo di capire che cos'è, qual è il problema che risolve, perché nasce e perché è un grave rischio per Linux, non tanto la tecnologia in sé, quanto l'uso che ne sta facendo qualche azienda, una in particolare, che viene qua. Secure Boot riguarda il boot, prendiamoci due minuti di tempo per vedere che cosa succede durante la fase di avvio del computer, che qui è che si gioca tutta la partita. All'istante zero viene acceso il computer, viene accesa la CPU, viene inizializzata, l'instruction pointer viene fatto puntare all'indirizzo del BIOS. Il BIOS è un programmino che è presente all'interno della scheda madre, su una EEPROM, quindi non è sovrascrivibile. È un programmino molto piccolo, iper minimale, che contiene giusto il codice necessario per far partire il computer. Il BIOS fa una operazione che si chiama POST, Power On Self Test, serve un test automatico, controlla che ci sia una tastiera, un mouse, la RAM, eccetera. Anzi, il mouse non lo controlla, lo controlla. Attiva dei servizi come la CPI, per esempio. Dopodiché il BIOS deve lanciare il sistema operativo, non lo fa direttamente, lo fa attraverso un intermediario che si chiama bootloader. Allora, il bootloader in teoria dovrebbe essere localizzato tutto all'interno del master boot record, che è il primo settore dell'hard disk. L'hard disk è diviso in cilindri, settori, testine, sapete, no? Il primo settore è il settore 0. Il settore 0 però è grande 512 byte, uno sputo, pochissimo. Quando negli anni 80 fu inventato il BIOS, nel master boot record il bootloader c'entrava e ci avanzava pure, al giorno d'oggi no. Quindi il bootloader è diviso in due parti. Qui viene lanciato il primo stadio del bootloader, che si trova all'interno del master boot record. Questo qui, in cascata, carica il secondo stadio del bootloader, che è il bootloader vero, è dove c'è il codice. Avete presente quando lanciate una distribuzione a caso, Ubuntu, ed esce la schermata viola con l'elenco dei sistemi operativi? Quello lì è il bootloader, è group 2. Quando esce quella schermata lì, siamo a questo punto qui. A questo punto, o passano i 10 secondi, o premete invio, oppure quella schermata non la vedete proprio perché parte di default uno dei sistemi operativi elencati, viene eseguito il kernel al giro di 2-3 secondi. Una volta completata l'esecuzione del kernel, parte lo user space, viene annunciato o init, o systemd, o quello che è, o upstart, o quello che è, si completa l'avvio del sistema operativo. Arrivate a quel punto lì, avete l'interfaccia di login, eseguite, andate su Firefox, guardate i film, quello che volete. Questo a grandi linee, molto grandi. Se vogliamo renderle ancora più grandi e semplificare ulteriormente lo schema, il procedimento è questo. C'è il BIOS, che carica il bootloader, che carica il kernel. Qual è il problema all'interno di questo modello di funzionamento? Allora, guardiamo un attimino bene questi tre protagonisti, perché è importante. Prima di tutto c'è il BIOS. Allora, il BIOS si trova sulla scheda madre, non è modificabile perché si trova all'interno di una EEPROM, può essere aggiornato ma ci vuole una procedura tutta particolare, bisogna riavviare, usare un programma apposta, diciamo che in generale non è modificabile. Io tutta la mia vita l'aggiornamento del BIOS l'avrò fatta 3 volte forse, per darvi l'idea. È indipendente dal sistema operativo, è un codice ultra garantito perché è stato messo lì direttamente dal produttore della scheda madre. A meno che non sia impazzito nottetempo, il produttore della scheda madre lì ci mette del codice che non fa danni, a meno di qualche bug occasionale. Però è, finché siamo nel mondo del BIOS, è un codice ipersicuro. Dall'altra parte invece ci sono il bootloader e il kernel che si trovano sull'hard disk, non stanno sulla scheda madre, non è una EEPROM. Sono dati che si trovano su un supporto di memoria, che è una memoria di massa riscrivibile. Il bootloader può essere aggiornato, il kernel può essere aggiornato, ogni volta che voi cambiate distribuzione molto probabilmente cambiano sia l'uno sia l'altro, ma anche se non cambiate distribuzione periodicamente ci può essere un aggiornamento dell'uno o dell'altro componente. Ovvero, durante la fase di boot si passa da questo mondo ipersicuro
a questo che è molto Into the Wild, perché non è detto che quel bootloader e quel kernel non siano stati modificati in maniera malevola. In altre parole, questo punto qui è dannatamente critico, perché l'ultima istruzione del BIOS è: vai a leggere il contenuto del settore 0 dell'hard disk ed eseguilo qualsiasi cosa ci sia scritta. Se all'interno del bootloader, invece di starci le istruzioni per caricare il kernel, ci sono le istruzioni per formattare il vostro hard disk, il BIOS lo formatta senza darvi preavviso. Il BIOS non ha un meccanismo di protezione della memoria, gestione degli utenti, dei privilegi. Il BIOS lavora nel ring 0 e ignora tutti quanti questi aspetti, ma anche il bootloader, e quindi anche questo punto è critico, perché se io invece di modificare il bootloader modifico il kernel, il bootloader esegue il codice del kernel malevolo e stiamo puntando a capo. Ovvero, se invece di questo percorso normale qualcuno riesce a modificare o il bootloader e o il kernel, il BIOS prende tutta un'altra strada. E se io ho del codice non fidato alla base, qualsiasi cosa ci costruisca sopra è altrettanto non fidato. Se voi fate una casa e spendete miliardi per fare il tetto, ma fate le fondamenta di pan di Spagna, non ci guadagnate molto. Quello lì è come avere le fondamenta di pan di Spagna. I programmi che lavorano su questa cosa si chiamano bootkit. Bootkit è una parola derivata dal termine rootkit, che è un tipo di malware che serve ad ottenere i privilegi di superutente sul computer. Al posto dell'R ci mettete la B, diventa il bootkit. Dice: ma io sta roba non l'ho mai sentita dire, quanti ce ne stanno di bootkit in giro? Uno. Ce n'è uno solo, perché andare a mettere le mani qui non è facile. Modificare l'immagine del kernel o modificare il bootloader non è un'operazione facile. Se vi è mai capitato di fare una chiavetta di una qualche distribuzione e utilizzate un programma come USB Creator, che è quello che sta di default in Ubuntu, vi accorgete che alla fine, quando ha finito di copiare i file, deve sovrascrivere il bootloader, questa volta della chiavetta, vi chiede la password, perché andare a toccare il bootloader può significare fare questi danni qui. Quindi è molto difficile arrivare a far eseguire codice malevolo in questo modo, ma non è impossibile. Il fatto ce n'è uno solo, quindi ignoriamolo, un po' come dire: io ho preso la patente, non ho mai fatto incidenti per 20 anni, quindi la cinta non me la metto. Al di là del fatto che è obbligatorio, non è un buon motivo per non continuare a metterla. È una logica un po' bayesiana quella di dire: cioè, non ho mai fatto incidenti, non mi metto la cinta. No, quando ci sono dei problemi di sicurezza, questo tipo di ragionamento è sbagliato. Quindi questo problema andrebbe risolto. C'è un unico problema: che nel mondo del BIOS questo problema è irrisolvibile. Non c'è nessun sistema tecnico che permetta di impedire che il bootloader non sia stato troianato e quindi contenga del codice arbitrario. Tutti i computer attualmente presenti che hanno il BIOS, saranno il 99,9%, hanno questo problema e non se lo tolgono. Però il mondo del BIOS sta finendo e sta cominciando il mondo dell'UEFI, magnifico mondo dell'UEFI. Le magnifiche sorti progressive dell'UEFI sono descritte bene da questa immagine: un puntatore, grafica accattivante, molto carino, si può usare il mouse, un mondo molto bello. L'UEFI che cos'è? UEFI sta per Unified Extensible Firmware Interface, ovvero interfaccia firmware estensibile unificata. È il rimpiazzo del BIOS, è la versione moderna del BIOS. Il BIOS è una roba degli anni 80, sottoingegnerizzata, carente, povera, poco utile. L'UEFI è magnifico, l'UEFI è moderno, l'UEFI è bellissimo, ci stanno un sacco di cose. L'UEFI è descritto da queste specifiche. Dice soltanto queste pagine? No, perché queste sono poche. Il totale è di 2224 pagine. L'UEFI è un aggeggio che nella sua implementazione più comune si chiama Theano Core, è presente su SourceForge, il software libero, ve lo potete scaricare. Vi accorgete che è grande circa il 10% di quanto è grande Linux. Se voi prendete Linux, ci togliete tutti i driver e lasciate la parte core, quindi gestore dei processi, scheduler, gestione della memoria, eccetera, quella parte lì è più piccola dell'UEFI. Poi qualcuno magari ci spiegherà perché un programma che deve gestire 2 secondi di tempo è più grande di tutto il kernel, però vabbè. C'è l'UEFI, sta cominciando ad arrivare su tutti i computer, qualcuno magari di noi che ha comprato il computer da recente già ce l'ha.
Quando hanno fatto l'UEFA hanno detto, sentite, ma perché non sfruttiamo l'occasione per risolvere il problema del secure boot, già che ci troviamo, perché se no ci portiamo dietro un'eredità che non viene risolta. Questa eredità è risolta dal secure boot. Queste pagine sono un estratto di questo documento in cui si parla proprio del secure boot, il capitolo 27 di queste specifiche. Come funziona il secure boot? Funziona così. Lo schema è mutato. Ovviamente al posto del BIOS c'è l'UEFA. Qual è l'unica sostanziale, grande, enorme differenza? Che nell'UEFI ci sono delle chiavi pubbliche e il bootloader è opzionalmente, sottolineo 50 volte, opzionalmente, il kernel sono firmati. Che significa? Seconda domanda, chi di voi ha familiarità con la crittografia a chiave simmetrica o a chiave pubblica o a chiave pubblico-privata o bla bla bla? La crittografia a chiave simmetrica è un modo per crittografare, autenticare, certificare, ci si fanno tante cose. Se qualcuno di voi ha mai utilizzato GPG sa già di che cosa stiamo parlando. Funziona così, si prendono dei numeri primi molto grandi, 300 cifre, 400 cifre, 500 cifre. Questi numeri primi vengono presi, elaborati, macinati, si fanno una serie di cose, si moltiplica, si divide, si fanno una serie di operazioni, si ottengono due nuovi numeri. Questi due nuovi numeri hanno una proprietà importante. Mentre dai numeri primi di partenza a questi numeri ci si arriva nel giro di qualche millisecondo, dai numeri finali ai numeri di partenza ci si arriva, da uno dei due numeri finali al numero di partenza ci si arriva nel giro di qualche miliardo di anni. Quindi sono praticamente incraccabili. Primo punto. Secondo punto, questi due numeri, queste due chiavi hanno un legame matematico tra di loro per cui la prima corrisponde alla seconda e la seconda corrisponde alla prima e basta. È un po' come la chiave e la serratura di casa vostra. La chiave apre solo quella serratura è aperta solo da quella chiave. Come le uso queste due chiavi che ho generato? E che può generare chiunque, chiunque voi si scarica il programmino per generare delle chiavi e le fa, non è un problema. Una la classifico come chiave pubblica. Chiave pubblica significa che questa chiave deve circolare il più possibile, la metto sui siti internet, in coda alle mie email, sul mio sito web, ci faccio i manifesti e li appendo in piazza, li mando per telefono ad un amico, ci faccio quello che voglio, la chiave pubblica deve girare il più possibile. E infatti viene inserita all'interno dell'UEFI. Queste chiavi qui sono esattamente le chiavi pubbliche. Che ci faccio con le chiavi private? Le chiavi private me le tengo private. Me le metto in tasca, me le nascondo sul computer, non le faccio vedere a nessuno, neanche alla mia amica, alla mia ragazza. Addirittura certe volte le chiavi private vengono inserite in delle scatoline che sono degli aggeggini per fare crittografia in maniera tale che una volta inserite lì non possono essere più estratte, possono essere solo usate dalla scatoletta per fare le firme, ma non possono essere più modificate, accedute, cancellate, eccetera. La chiave privata viene utilizzata per generare le firme del bootloader e, volendo, del kernel. Ovvero, prendo il codice del bootloader, prendo la chiave privata, c'è un programmino che smacina un pochino, genera una nuova firma che viene appiccicata davanti al bootloader. Attenzione, davanti al bootloader non c'è la chiave privata deve rimanere nel cassetto. Davanti al bootloader c'è un codice, una stringa alfanumerica, si chiama hash, una firma, che corrisponde tramite quegli algoritmi matematici complessi di cui vi parlavo sopra, alla chiave pubblica all'interno dell'UEFI. Quando il computer parte, l'UEFI fa un controllo delle firme. Se si accorge che questa firma è stata fatta da una chiave privata, la cui parte pubblica corrispondente è qui dentro, il controllo delle firme va ok e il sistema operativo parte. Ma se qualcuno introduce un bootloader senza firma, o anche semplicemente il bootloader precedente firmato ma è cambiato e quindi il codice su cui è stato firmato è cambiato, il controllo delle firme va KO. Lui si accorge che la chiave pubblica corrispondente non è più valida per questa firma che è stata generata. E lui si interrompe l'esecuzione del sistema operativo. Esce una schermata che vi dice tu stai cercando di eseguire un'immagine non autenticata, quindi io mi fermo. Secure boot è solo e soltanto questo. Prendiamoci qualche minuto per riflettere un pochettino su questa cosa perché è importante. Il secure boot di per sé non garantisce nulla sulla malignità
del codice che viene eseguito o che non viene eseguito. Cioè, di per sé il Secure Boot fa soltanto un controllo delle firme. La portata del meccanismo è quella che la fiducia nei confronti di quel codice viene spostata da me che sono l'utente ad un livello superiore, ovvero a chi ha messo queste chiavi all'interno dell'UEFI. Perché è ovvio che se io genero una coppia di chiavi, infilo una chiave pubblica qui dentro e poi con la chiave privata ci firmo la qualunque, a quel punto l'UEFI continua l'esecuzione. L'UEFI non discrimina se il codice è buono o è cattivo, controlla soltanto la firma. Quindi è necessario che le chiavi pubbliche e le chiavi private corrispondenti siano utilizzate con grande accortezza e con grande attenzione. Questa cosa è scritta qui proprio al punto 27.5, quando dice: questa sezione, quella che parla del Secure Boot, descrive un sistema per creare una relazione di fiducia tra il produttore del computer, l'UEFI e il sistema operativo. È solo una questione di fiducia, ovvero se la persona che ha generato le chiavi pubbliche è una persona di cui io mi posso fidare e so che la chiave privata lui la utilizza per firmare roba buona, allora il Secure Boot sta in piedi. Se nell'UEFI io ci metto o qualcuno ci mette delle chiavi pubbliche che sono utilizzate da persone che ci firmano la qualsiasi, il meccanismo del Secure Boot è totalmente inutile. In ogni caso, posto che ci possiamo fidare di quello che ci vende il computer, il meccanismo del Secure Boot funziona bene. Nulla da dire su questo. Nessuno dica che il Secure Boot non funziona. Il Secure Boot funziona benissimo. Funziona benissimo. Il suo lavoro, se la fiducia è garantita, il Secure Boot il lavoro lo fa benissimo. Quindi, vissero tutti felici e contenti. No, no. Perché se l'aspetto tecnico è molto, anche semplice se vogliamo, emergono tutta una serie di problemi pratici che per il modo con cui sono stati utilizzati dall'azienda di qui sopra, che è la Microsoft, ci rompono un po' le scatole. Tanto per cominciare un pochettino a fare una discussione veloce sull'argomento, i problemi iniziali ai quali bisogna dare una risposta sono almeno 5. Il primo è di natura tecnica: il kernel deve essere firmato. Io vi ho detto prima, il bootloader sicuramente sì, il kernel non necessariamente. Perché non c'è l'obbligo di firmare anche il kernel, visto che c'era un passaggio critico anche dopo il bootloader? Perché lì dentro c'è scritto che questa cosa è opzionale? Questa cosa si fa con questa funzione qui, exit boot service. Gli si dice: grazie, ciao, è finito, benissimo. Queste specifiche dicono che fino a quel punto lì deve essere tutto firmato. Dopo, se vuoi firmi, altrimenti no, è una scelta tua. Perché questa cosa? Perché questo documento, l'UEFI Forum, l'ha fatto per l'UEFI. L'UEFI arriva fino a quel punto lì. L'UEFI Forum non può dare degli obblighi al di fuori della sua giurisdizione. Non può permettersi di dire: l'UEFI fa questa cosa, però falla anche dopo. Non lo può fare. Quindi qui è una questione puramente tecnica, si tratta di scegliere. Ci sono delle buone ragioni in un verso e anche nell'altro verso. Non firmare il kernel significa esporsi a dei rischi maggiori, perché sostanzialmente si ritorna alla situazione precedente: abbiamo protetto il bootloader ma il kernel non è protetto, e quindi è un mezzo passo falso. Quindi in teoria lo dovremmo imporre firmato, ma è ovvio che Exit Boot Services lo chiama il bootloader, ovviamente. Se però lo firmo, c'è un problema, che se firmo il kernel devo firmare anche i moduli, perché altrimenti i moduli che vengono inseriti all'interno del kernel si ritrovano ad essere non firmati. E allora, se io mi scarico VirtualBox che inserisce un modulo nel kernel, o i driver FGLRX che inseriscono un modulo nel kernel, o i driver NVIDIA che inseriscono un modulo nel kernel, se quel modulo non è stato firmato con una chiave privata, la cui parte pubblica è presente nell'UEFI, io quei moduli non li posso caricare. E questo è grave, perché ovviamente inficia la utilizzabilità del computer. Non solo, se io sono uno smanettone e mi ricompilo il kernel, se me lo ricompilo, se non lo firmo con una chiave la cui parte pubblica è presente nell'UEFI, quel kernel non partirà mai.
Vedremo poi che ci sono delle soluzioni a questo problema, però stante questa cosa ci sono questi problemi. Quindi la scelta di firmare o non firmare il kernel è abbastanza importante. Più tardi vedremo che le varie distribuzioni, sia Windows sia le varie distribuzioni, hanno preso delle strade differenti. Ma veniamo agli aspetti pratici, che sono più divertenti. Chi è che certifica le chiavi? Qual è l'autorità che mi dice quali chiavi sono buone e quali sono cattive? Qui dentro non c'è scritto. L'UEFI, nella sua onnisapienza, ha deciso bene di non dare un'indicazione al riguardo. Quindi non c'è nessuna autorità precostituita che mi dice quali sono le chiavi pubbliche buone e quali sono le chiavi pubbliche cattive. Questo lavoro molto probabilmente sarà svolto dalle certification authority già esistenti. Autorità come VeriSign, per esempio, sono le stesse che firmano i certificati che utilizzate quando andate sul sito web della vostra banca. Quella connessione con la vostra banca sfrutta proprio la crittografia a chiave asimmetrica. Ci sono dei certificati, delle chiavi di mezzo, tutta una roba varia. Quelle chiavi sono garantite da certification authority come VeriSign, che ovviamente interverranno anche in questo caso. Quindi l'UEFI non prevede un authority centrale. E arriviamo al secondo punto, che comincia ad essere un po' più, comincia a infastidirci. Chi è che sceglie che carica le chiavi dell'UEFI? Qui dentro, come al solito, non c'è scritto. L'UEFI non dà nessuna indicazione, la responsabilità è dei produttori di computer. Perché è ovvio, se non c'è una certification authority centrale non può neanche dirti quali sono quelle buone e quelle cattive. Se non che, c'è anche quest'altro documento. Questo documento dice, è stato rilasciato il 18 settembre, la prima versione più vecchia, dell'agosto del 2011. Questo documento dice, è prodotto dalla Microsoft, è lungo 291 pagine e sono le richieste per la certificazione Windows Hardware per i sistemi client e server. Che è sta roba? Avete mai comprato un computer con il bollino di Windows? Il bollino di Windows non è soltanto una roba per fare gli sboroni e per far vedere che il computer funziona con Windows. Il bollino di Windows significa che il produttore del computer ha sottoposto quel computer ad un processo di certificazione presso la Microsoft. La Microsoft dice, se tu vuoi avere un computer certificato con noi, leggiti questo e fai quello che c'è scritto qui dentro. Se lo fai, se ci dai il computer, noi lo testiamo e lo approviamo, ti diamo la possibilità di metterci il bollino e ti diamo anche dei soldi. Cosa perfettamente legale. Nessuno dica che io ho detto cose del genere. Cosa perfettamente legale, decidete voi se è lecita, immorale o immorale, ma è perfettamente legale. La Microsoft sovvenziona chi partecipa al suo programma di certificazione. E sovvenziona anche bene. Sovvenziona talmente bene che se un'azienda di computer decide di non fare la certificazione, si trova in una situazione di forte svantaggio rispetto agli altri, perché gli altri prendono i soldi e lei no. Risultato, morale della favola, tutti i computer che vengono immessi sul mercato sono sottoposti a questa certificazione qui, che in quanto tale rende di fatto la Microsoft ben più potente di Intel o di tante altre case. E questa certificazione al capitolo del Secure Boot dice che la chiave della Microsoft deve essere presente all'interno dell'UEFI. La seguente chiave firmata, prodotta dalla Microsoft, deve essere inclusa nel database delle firme, scritto qui. Morale della favola, se voi andate a comprare un computer con l'UEFI, se c'è BIOS non vi riguarda, ma se andate a comprare un computer con l'UEFI o anche una scheda madre con l'UEFI che ha il bollino di Windows sotto, su quella macchina la chiave di Microsoft c'è già di default, la chiave pubblica. Altre chiavi ci saranno? Non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Sappiamo per certo che quella della Microsoft c'è, non dovrebbe essere un obbligo, ma lo diventa. Per gli altri vediamo. Arriviamo alla domanda grossa: Secure Boot deve essere abilitato di default? Indovinate che cosa dice l'UEFI? Come vuoi, fai tu. Sicuramente nell'UEFI ci deve essere l'architettura per il Secure Boot e l'infrastruttura per il Secure Boot. Se lo vuoi attivare o non lo vuoi attivare, decidi tu liberamente. Ma non è l'UEFI che decide, è Microsoft che decide, abbiamo capito. E Microsoft dice sì, è obbligatorio. Lo dice subito al punto 2, mandatory, obbligatorio. Secure Boot must ship enabled. Il Secure Boot deve, must è la forma di dovere più assoluto in inglese, deve essere abilitato.
Quindi, se voi andate a comprare il vostro computer con Windows 8, con l'UEFI e con il bollino di Windows, non solo c'è la chiave della Microsoft, ma il secret pool è già abilitato. Allora dice, magari lo posso disabilitare. La risposta dell'UEFI, non lo so, fai tu. Sembra che 2224 pagine ci sta scritto niente. Ci stanno scritte un sacco di cose, ma questi dettagli no. L'UEFI, sempre nella sua estrema saggezza, capite bene quanto mi piace l'UEFI? Nella sua estrema saggezza dice, no vabbè, se puoi dare questa possibilità all'utente, dalla, altrimenti non ci cambiamo. Però c'è la certificazione Windows. Secondo voi che cosa dice la certificazione Windows? Che non sarà disattivabile. Facciamo un sondaggio, chi dice che non potrà essere disattivato? Chi dice che potrà essere disattivato? Avete perso tutti, perché potrà essere disattivato? Al punto 18 dice attivazione e disattivazione del secret boot sui sistemi, e poi c'è un aggettivo che vi dico dopo perché questo aggettivo è molto bello, sui sistemi, su certi sistemi è richiesto che sia implementata la capacità di disabilitare il secret boot attraverso il setup del firmware. Uno dice vabbè, ma allora abbiamo risolto tutti i problemi perché tanto ce lo disabilitiamo tutti quanti. Attenti, immaginatevi questo scenario. Arriva il vostro migliore amico, che non sa nulla di informatica, arriva e vi dice, oh, io mi sono comprato il computer con l'i7, 2F, 16 GB di RAM, l'SSD, super figo, bellissimo, eccetera. Ci voglio installare Fedora, Ubuntu, Debian, quello che volete. Come si fa? Come faccio? A questo amico la prima cosa che gli dovete dire è, guarda che per fare quell'operazione tu devi disattivare una funzionalità di sicurezza dell'UEFI che si chiama Secure Boot. Risposta davanti alla quale l'amico prima fa lo sguardo della mucca che guarda passare il treno, perché non ci ha capito nulla. Non solo, ma siccome l'UEFI, sempre nella sua saggezza, non dice che la disattivabilità è obbligatoria, e anzi è opzionale, ogni produttore di scheda madre potrà inserire il modulo per disattivare il secret boot come vuole. Quindi ci sarà il computer dove c'è scritto disattiva secret boot nelle impostazioni generali, computer dove c'è scritto disattiva in funzionalità avanzate per la protezione del computer all'avvio nelle impostazioni avanzate, disattiva SB nelle impostazioni di boot. Quindi al vostro amico ogni di volta in volta gli chiedete che computer c'hai, mi vado a vedere come si fa tutto. Ma la cosa grave è che subito dopo lo sguardo della mucca che guarda passare il treno, l'amico vi fa la faccia del toro incazzato nero, perché lui vi dice, ma tu davvero mi stai dicendo che io per installare un sistema operativo libero devo ridurre il livello di sicurezza del mio computer? E la risposta è sì. La risposta, drammaticamente, è sì. Almeno fino al dicembre del 2011, perché poi sono arrivate le controrisposte delle varie distribuzioni, ma al dicembre del 2011 lo scenario era questo. La possibilità, io ci avrei messo forse 40 minuti per arrivare fino a qui e farvi capire che la non disattivabilità del secret boot ha delle ragioni e che avere il secret boot abilitato di default senza la chiave di lì ha delle ragioni tecniche. Ci avrei messo 40 minuti. Un altro ci mette 10 secondi a dire, ma lascia perdere il software libero perché guarda, è meno sicuro, bisogna disattivare quella roba del secret boot, diventa un bersaglio per i virus e per le cose. Attenti a questi messaggi che sono drammatici. Io penso che quando la Microsoft abbia scoperto questa cosa avranno fatto diversi giorni di festa. In ogni caso c'è però la sorpresina, perché poi non è che si smentiscono, perché vi dicevo, al punto 18 c'è scritto sui sistemi e poi c'è un aggettivo. Questo aggettivo è sui sistemi che non sono ARM, perché sui sistemi ARM, che sono è un tipo di architettura particolare, cioè si usa sui telefonini, ma non solo, ormai stanno usando anche dei server ARM, eccetera. Su ARM il secure boot non può essere disattivato per nessuna ragione al mondo. Dice, io mi riflesso l'UEFI e mi li frego. No, perché per riflashare l'UEFI devi usare una versione dell'UEFI firmata, e quindi quella versione firmata avrà di nuovo questi obblighi qui. Decidete voi qual è il motivo per cui su ARM ci sono questi stringenti motivi di sicurezza. Io un'opinione ce l'ho, ma non la dico. Vi faccio notare una cosa: se Microsoft avesse imposto la non disattivabilità sui sistemi normali, diciamo su quei computer lì,
molto probabilmente sarebbe andata incontro ad una procedura di infrazione per abuso di posizione dominante, soprattutto qui in Europa. Ricordatevi di quando Monti era segretario alla commissario alla libera concorrenza al mercato, che ha fatto sborsare 500 milioni a Microsoft per la questione di Browser, che Microsoft tira fuori il portafoglio e li paga in contanti, però comunque mezzo miliardo solo. Molto probabilmente, se avesse imposto queste cose, sarebbe andato incontro a delle gare. Ma nel mondo di ARM, la Microsoft conta come il due di spade quando la Briscoe attaccò, non conta nulla, perché sui sistemi ARM Microsoft è praticamente inesistente. Quindi lì può imporre quello che vuole. E nessuno può dire stai abusando di una posizione dominante, perché lì la posizione dominante non c'è. Poi, appunto, io rimango in attesa delle motivazioni tecniche per cui i sistemi ARM sono così fragili da dover essere iperprotetti contro il problema del segreto. Rimaniamo in paziente attesa. Noi che facciamo? Noi che siamo appassionati di Linux e di sistemi operativi liberi, che facciamo? Qual è lo scenario per noi? Qua ci sono tre categorie di distribuzioni su cui bisogna ragionare. Prima di tutto ci sono le distribuzioni per gli sviluppatori. Gentoo, Arch Linux, tutte queste robe qua. A queste distribuzioni del Secureboot non gliene cale nulla, perché una persona che si sa installare Gentoo, il Secureboot se lo attiva e se lo disattiva come e quando gli piace. Quindi, dall'altra parte ci sono le distribuzioni generiche, quelle grosse, di primissimo livello, 4-5 distribuzioni, forse Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Red Hat, basta, Debian e poco più. Queste qui sono delle aziende, sono delle distribuzioni che o alle spalle hanno delle aziende, alcune anche molto forti, che quindi possono fare un po' la voce grossa e possono fare un po' di politica di mercato, oppure sono comunque talmente utilizzate come Debian che hanno una base di utenti larghissima e quindi in mezzo ci sono tutte quelle distribuzioni secondo, terzo, quarto, quinto, sesto livello, come non so, Vector Linux, Puppy Linux, ma anche cose come Mint, Savion, quelle un pochino più famose. Queste distribuzioni rischiano di essere fortemente compresse e schiacciate, perché c'è il problema che su queste distribuzioni non è detto che escano con una loro chiave su UEFI, e quindi queste distribuzioni rischiano di non poter partire proprio. In realtà vedremo che alla fine, proprio recentissimamente, la Linux Foundation ci ha messo un po' una pezza e ha trovato una soluzione anche per queste distribuzioni qui. Vediamo passo passo che cosa stanno facendo queste distribuzioni. Cominciamo da Fedora. Cominciamo da Fedora perché è la prima. I piani per Fedora sono stati annunciati il 30 maggio del 2011 da Matthew Garrett, che è un bravissimo ragazzo, anche molto simpatico, che lavora per Red Hat. Red Hat è l'azienda che finanzia lo sviluppo di Fedora. Matthew Garrett è una delle persone più esperte al mondo, forse il più grande esperto al mondo di Secureboot e di UEFI, almeno nel campo del software libero. È stato lui che si è accorto dell'inghippo che stava dietro la certificazione di Windows 8 e il suo primo avviso lo mandò il 20 settembre del 2011 con un post sul suo blog. Alla fine della slide c'è il link al suo blog, è un pozzo di informazioni e di scienza sul mondo del Secureboot. Il 30 maggio, Matthew Garrett annuncia i piani di Fedora, ovvero dice come Fedora reagisce di fronte a questo scenario. È un post tremendamente sofferto, si intravede proprio da tutte le parti nella sua scrittura, perché come vedrete la scelta di Fedora è davvero dolorosa e anche molto criticabile, ma ci ragioneremo. Per questo voglio spendere qualche secondo per spiegarvi quali erano gli scenari che Fedora aveva davanti prima di dirvi qual è quello che è stato scelto per voi. Gli scenari erano fondamentalmente tre, al di là dell'ipotesi di non fare nulla, che ovviamente non conta nulla, gli scenari erano sostanzialmente tre. Tanto per cominciare, Fedora poteva farsi una propria chiave. Ti fai la tua chiave e poi chiedi a tutti i produttori di computer del mondo di inserirla all'interno dell'UEFI, come fa Microsoft. Ci sono due problemi con questo approccio. Primo, nel caso della certificazione della Microsoft sono i produttori che vanno da Microsoft per farsi certificare. Nel caso di Fedora è Fedora che deve andare sul mondo intero a fare le cose. Raggiungere tutti i produttori di computer è praticamente impossibile. Secondo problema poi, c'è un dettaglio tecnico ulteriore. I driver, i moduli, i kernel, i bootloader firmati, mentre nell'UEFI ci possono essere teoricamente infinite chiavi pubbliche, ogni
bootloader, ogni modulo, ogni kernel deve essere firmato con una chiave privata, una soltanto. Questo significa che se Fedora fa la sua chiave bisogna avere il modulo per Fedora, il kernel per Fedora, il bootloader per Fedora, e magari se gli altri imitano l'esempio, allora ci sarà il modulo per Ubuntu, il modulo per Debian, il modulo per quella. Si arriva ad una situazione in cui ognuno troppo difficile, troppo scopo. La seconda ipotesi era quella di registrare una chiave universale per tutte le distribuzioni Linux e mettere in piedi una specie di piccola certification authority, in maniera tale che qualunque distribuzione volesse firmare la propria chiave va da Fedora, se la fa firmare, e questa chiave viene firmata con questo binario, questo modulo viene firmato con una chiave universale. Anche qui c'è un problema: mettere in piedi una certification authority di questo tipo costa tanto. Matthew Garrett stima un costo approssimativamente intorno al $1 milioni, una roba che è insostenibile per il bilancio di Linux. L'ultima soluzione, quella che viene adottata da Fedora, ed è appunto quella dolorosa, è che Fedora firma il bootloader con la chiave della Microsoft. La Microsoft mette a disposizione un servizio di firme per sviluppatori di terze parti. Tu sei uno sviluppatore di terze parti, sei una persona che magari dietro ha un po' di fiducia, e Red Hat è fidatissima da questo punto di vista. Benissimo, vai da Microsoft, firmi, se non sbaglio, 6 documenti legali nei quali ti assumi molte responsabilità. Perché è ovvio che se tu quella chiave privata di cui chiedi la firma la utilizzi in maniera inappropriata, Microsoft bastona pesante. Firmi questi documenti, paghi $99 che non vanno a Microsoft, ma vanno a VeriSign, che è l'entità che gestisce questa firma. Gli sottometti il bootloader, il kernel, i moduli, qualsiasi cosa tu vuoi, loro te la firmano con la loro chiave privata e tu la puoi utilizzare. In questo modo Fedora può partire di default su qualsiasi computer. Perché? Che nel momento in cui l'UEFI fa il controllo delle firme si accorge che quel bootloader è firmato con una chiave la cui parte pubblica è presente all'interno dell'UEFI per obbligo delle certificazioni Windows 8, e quindi Fedora parte. Questo annuncio è stato seguito, ma nel giro di 3 millisecondi dopo la pubblicazione, da commenti del tipo: vi siete venduti l'anima al diavolo, avete fatto i patti col demonio, vi siete calati i pantaloni, vi siete messi a... vabbè. Attenti a queste definizioni, perché quello disegnato dal Secure Boot è uno scenario, gli americani dicono uno scenario no win, non si vince, non c'è un modo giusto per fare le cose. Qui come fai? Sbagli. Se fai la chiave privata, sbagli. Se fai la chiave per tutte le distribuzioni, sbagli. Se chiedi a Microsoft, sbagli lo stesso. E non ci sono altre ipotesi, è inutile che ci riflettete perché ci hanno speso 5 mesi a rifletterci su questo. Non ci sono altre possibilità. Tra queste tre, questa qui è semplicemente la meno peggio. Tant'è che poi vedrete, non sarà utilizzata soltanto da Fedora. Da una parte, questa soluzione tecnica risolve tutti quanti i problemi, perché a questo punto, almeno per Fedora, poi vedremo anche gli altri. Almeno Fedora potrà partire su qualsiasi computer. Dall'altra parte significa affidare a Microsoft una parte molto importante della nostra sopravvivenza. Perché se ad un certo punto Microsoft si accorge che quella chiave lì è stata utilizzata in maniera inappropriata e decide di revocarla, può sfruttare una caratteristica che è inserita qui all'interno dell'UEFI verso la fine, al paragrafo 27.7.1, c'è un aspetto tecnico importante. Qui dice: il database delle firme può essere aggiornato dall'UEFI, da un'applicazione prima del sistema operativo o dal sistema operativo stesso. Ovvero, tramite Windows Update può arrivare un aggiornamento delle firme che prende la firma, la chiave pubblica della Microsoft, la mette in blacklist, inserisce una nuova chiave pubblica, installa un nuovo bootloader, un nuovo kernel di Windows firmato con una nuova chiave, e all'improvviso Fedora si ritrova con le gambe tagliate. Il giorno dopo tutti quanti si svegliano e Fedora non parte più nessuno. Il che da una parte è anche divertente, perché uno dopo questo dice: a questo punto non avviare mai più Windows, perché siccome questa cosa lo può fare solo Windows, se c'è il dual boot non lo fare mai perché mi va incontro a questo rischio. Quindi se il messaggio diventa non avviare mai Windows perché è pericoloso, mi piace molto. Però ovviamente è molto fragile come messaggio, insomma, è molto pericoloso. C'è la possibilità che Microsoft faccia una cosa del genere? Non lo so.
Come? L'ha già fatto, no? Con DL DOS 3.11 l'ha già fatto in passato. Però all'epoca non era una questione di ci ha provato con DRM in passato con Windows Vista e non è sì, nuova. Non è che ci possiamo fidare tanto. Non è rassicurante. No, non è per niente rassicurante. È vero, condivido. Io ho avuto un brivido quando ho letto quel messaggio in cui alla fine c'era scritto usiamo la chiave della macchina. È drammatico. Però è una soluzione alternativa, per adesso non c'è. Almeno avrebbero potuto usare a quel punto una chiave, visto che è una chiave universale, di una terza parte come VeriSign, punto, no? Microsoft avrebbe potuto dire ti certifico, no? Ma siccome sono in buona fede, la chiave la facciamo fare una terza parte. Sì, ma questo Microsoft non lo fa. Certo, che no. Soprattutto andare ad utilizzare un'altra chiave era fattibile. Fedora se la poteva fare in casa. Però poi come fai a convincere tutti i produttori di hardware del mondo a metterla all'interno del web? Quello è il problema. E torniamo al punto, quello è un buon motivo, sì. Infatti è il motivo, è il metodo che usa Marco. Ti pago la procedura di certificazione e quindi vieni da me. Non è banale quell'aspetto lì. E sì, condivido, è drammatico questo, è preoccupantissimo. Confidiamo nella buona fede della mano. C'è da dire una cosa comunque, che una volta pagati quei $99 si possono firmare un numero illimitato di bootloader, di kernel, di modo, si può firmare illimitatamente, non è $99 ogni firma, se no sarebbe una cifra folle. Se nell'accordo che viene stabilito durante questa transazione, se Microsoft cambia la chiave pubblica, si può rifirmare il tutto con la nuova chiave pubblica. Ma è comunque una rottura di scatole, perché a quel punto tu devi riaggiornare tutti quanti i computer, rifirmare tutto quanto. Soprattutto, come fai ad aggiornare il bootloader di un computer che non parte? Perché quello a quel punto non parte più. Insomma, vedete che c'è roba di che discutere qua. È una soluzione nera, abbastanza nera. Vedremo quello che succederà in futuro. Il bootloader sarà non solo Groove, ma ci sarà un altro pezzo che si chiama Shim. Shim è in inglese la... come si chiama quella che si mette sotto il tavolo che balla? La zeppa, la cugna, tanto di cugna. La cugna. Shim è una cugna che si infila tra l'UEFI e Groove. Che cosa fa la cugna? La cugna Shim è firmato con la chiave della mano. Sfrutta la possibilità che vi ho detto prima di aggiornare il database delle chiavi per inserire una chiave di Fedora dopo che Shim è partito. Groove 2 e poi il kernel e poi i moduli sono firmati con la chiave di Fedora. Perché tutta questa pappardella? Non si poteva firmare tutto con la chiave di Microsoft? Si poteva fare. Però considerate che Groove 2 e il kernel tipicamente vengono aggiornati molto spesso. Quindi ogni volta bisognava sottoporre alla Microsoft, farselo firmare e riaverlo indietro. Shim è molto piccolo, verosimilmente non verrà aggiornato mai se non magari una volta all'anno. In questo modo Shim fa soltanto da ponte per inserire la chiave di Fedora e poi il sistema operativo parte. Fedora ha deciso che il kernel e i moduli saranno firmati. Vi ricordate, dicevo, c'è una possibilità tecnica di scelta, si può decidere se farli firmare oppure no. Fedora dice, se dobbiamo fare botto facciamolo buono, se dobbiamo garantire la sicurezza del computer garantiamolo fino in fondo, quindi il kernel dei moduli li firmiamo. Rimangono i problemi per quanto riguarda il kernel ricompilato, i moduli non firmati, bla bla bla, vedremo, poi ci sarà una soluzione. Quando sono stati annunciati i piani, Matthew Garrett ha detto per adesso questo problema ce lo lasciamo aperto e poi vediamo. Poi vedremo più tardi che sarà copiata una soluzione di un'altra distribuzione per migliorare il problema. Red Hat il 5 giugno, pochi giorni dopo, ha detto noi facciamo esattamente come fa Fedora. Per Red Hat Enterprise Linux i piani sono assolutamente identici. Ma il 22 giugno arriva il pezzo grosso del gioco, arriva Ubuntu, che è la distribuzione più grande, più famosa, più diffusa, più importante, con più utenti, bla bla bla, tutto quello che volete. La situazione di Ubuntu è un pochino diversa da quella di Fedora, perché mentre Red Hat Enterprise Linux per l'ambito commerciale e sponsorizza anche lo sviluppo di Fedora, che è una distribuzione comunitaria, Canonical fa solo Ubuntu, che è una distribuzione comunitaria usata anche nell'ambito commerciale. Siccome Canonical utilizza Ubuntu nell'ambito di una sua certificazione, che è la certificazione Ubuntu Certified,
la certificazione del Ubuntu Certified dice: a fianco alla chiave della Microsoft ci metti anche la chiave di Ubuntu. È una possibilità che si può fare perché queste certificazioni di Windows non dicono ci deve essere solo quella di Microsoft, ci possono essere anche delle altre. Su queste macchine qui, che sono in realtà molto poche, per la maggior parte sono dei server, e hanno a fianco al bollino di Ubuntu anche il bollino di Ubuntu, ci sarà presente anche la chiave di Ubuntu. In questo modo si può avere la doppia certificazione e non si esclude, non si escludono sistemi operativi come Fedora che sono firmati con la chiave di Ubuntu. Per quanto riguarda invece i CD che si scaricano da internet, quelli che vedo male utilizziamo tutti quanti, stessa scelta. Anche Ubuntu, e qui la decisione è arrivata dalla comunità e non dal Microsoft, la decisione è stata di firmare il tutto con le chiavi della Microsoft. Stesso discorso, qualsiasi altra alternativa non era praticabile. Il bootloader è Group 2, senza la pugna, però rubo qualche altro minuto a Marco che viene dopo, mi chiedo scusa per il ritardo di tempo, però come vedete sono attualmente un po' sbrigato, quindi vi voglio approfondire bene. Questa qui è la GPL3, il sacro testo di tutti noi, no? Group 2 è un software prodotto dalla Free Software Foundation, che ha i diritti di copyright su Group 2, che è il bootloader ovviamente, no? La Free Software Foundation, in quanto proprietaria dei diritti di copyright, ha detto la licenza di Group 2 è la GPL3, questa. Ora, Group 2 firmato con la chiave della Microsoft vuol dire che io prendo il codice di Group 2, lo compilo, poi prendo la chiave privata della Microsoft, lo fa la Microsoft, macino tutto quanto insieme e ottengo un nuovo binario compilato che differisce da quello precedente solo perché all'inizio c'è appiccicata la firma prodotta dalla chiave privata. Ora, e qui viene il bello, perché questa cosa è molto divertente. Il punto 6 della licenza GPL3 dice, che poi è il punto nevralgico di tutta la licenza, dice: tu puoi distribuire un lavoro, un software coperto da questa licenza in binario compilato, a condizione che tu distribuisci anche il corresponding source, il codice corrispondente leggibile dalla macchina. Che cos'è il codice corrispondente? È scritto al punto 1. Con la definizione codice corrispondente si intende tutto il codice sorgente necessario per generare, installare ed eseguire il binario e per poterlo modificare. Tutto il codice sorgente necessario per generare il binario. In ogni caso non include gli strumenti general purpose, cioè generici, a scopo generico, che sono utilizzati senza modifiche nell'esecuzione di queste attività che non fanno parte del lavoro. Non è che per caso la GPL3 mi sta dicendo che io oltre i sorgenti di Group 2 devo pubblicare la chiave privata? Di fronte a questa cosa, Canonical, che è stata consultata dalla comunità di Ubuntu prima di annunciare i piani, si è rivolta ad un ufficio legale che, con la solita famosità degli uffici legali, gli ha detto: guarda, è molto improbabile, ma potrebbe succedere. Beh, così. Il risultato finale, ci siamo messi a riflettere, ci siamo resi conto che di fronte ad un rischio così grave, che poi è un rischio grave e paradossale, perché a quel punto noi saremmo stati costretti a pubblicare la chiave privata della Microsoft, che non è nelle nostre disponibilità. Di fronte a questa possibilità, Canonical inizialmente, quel 22 giugno, disse: abbandoniamo Group 2 ed utilizziamo EFI Linux, che è un altro bootloader un po' meno libero, che non ha questo obbligo qui relativo ai codici sorgenti. 3 nanosecondi dopo esce il comunicato stampa di Free Software Foundation, incazzato come una belva, che dice: ma voi non avete capito nulla della licenza, noi non intendiamo assolutamente questo, state rinnegando. Guardate che questo era il software libero in precedente, drammatico, perché il software libero nasce nell'83, sono 29 anni che qualcuno cerca di dimostrare che il software libero è meno sicuro del software proprietario. Arriva uno scenario nel quale il software libero, per la sua stessa natura di software libero, è meno sicuro perché non può essere firmato, in uno scenario come quello delle firme digitali, che nel prossimo futuro diventerà sempre più importante e sempre più. Di fronte a questo rischio ci sono stati dei mesi di vero panico, perché era uno scenario tremendo.
ben più tremendo di quello dell'amico che ha lo sguardo della mucca che guarda il treno di fronte alla possibilità di avere un sistema operativo meno sicuro. Canonico, di fronte a quel comunicato non gentilissimo di Free Software Foundation, ha aperto un tavolo tecnico con la Free Software Foundation, si sono riletti la licenza, hanno consultato un mare di avvocati e di legali. Per fortuna qui dentro c'è scritto che quella definizione di codice corrispondente non include gli strumenti generici che sono utilizzati senza modifiche nell'esecuzione del lavoro e che non fanno parte del lavoro stesso. La chiave privata non fa parte di GRUB, il tool che mette la firma non è modificato nell'ambito della generazione della firma stessa, quindi la chiave privata non rientra nel codice corrispondente. Ed è stato un sollievo di belli che ti levi dalle spalle 10 kg, 20 di 100 kg di cemento. Il 28 settembre, poco fa, Canonical emette un comunicato stampa dicendo: guarda, abbiamo capito com'è la situazione, quindi addio ai Linux, noi ci rimettiamo Group 2 nostro, tanto bello veloce con la sua bella licenza, viva il software libero. E lì Free Software Foundation ha fatto un comunicato bellissimo, che era una roba del tipo: ecco, è tornato il figlio al prodigo, ci diamo un vitello grasso, siamo felicissimi, siete grandi, siete figli, siete i campioni del software, è stato fantastico. Però dietro questa storia ci sono stati 3 mesi di panico totale, perché c'era questo rischio grosso, importante. Ubuntu ha detto che ha deciso che i kernel e i moduli non saranno firmati in ogni caso. Decidete voi chi ha ragione tra Fedora e Ubuntu. Se ha ragione chi dice dobbiamo garantire la sicurezza a tutti i costi, o se ha ragione chi dice tutto sommato, visto che alla fine quei bootkit ce n'è uno solo, non è un rischio così grave, non rompiamo troppo le balle all'utente con i moduli firmati, le pugnette varie, eccetera, e diamogli la possibilità di usare un po' il computer. Decidete voi chi ha ragione. Infine è arrivato SUSE, la Cenerentola delle distribuzioni, l'eterna seconda delle distribuzioni. L'8 agosto SUSE ha annunciato i propri piani, che attenzione riguardano solo SUSE Linux Enterprise. SUSE ha detto chiaro e tondo: quelli di OpenSUSE, cioè il progetto della comunità, decidono loro, a noi non ci interessa che cosa decidono. SUSE decide di firmare SHIM con la chiave della Microsoft, quindi vedete che tutti quanti stanno utilizzando la chiave della Microsoft, però con una novità: il database delle chiavi. Cioè SUSE dice: cara Fedora, tu che ti sei inventata lo SHIM e che sfrutti quell'espediente di poter aggiungere la chiave firmata durante la fase di boot, ma a sto punto, piuttosto che aggiungere solo la chiave di Fedora, perché non complichiamo un pochino SHIM, ma di poco, e diamo all'utente la possibilità di caricare tutte le chiavi che vuole? Tu ricompili il kernel, ti generi una doppia chiave, facilissimo, prendi la chiave pubblica, la metti dentro una chiavetta, quando riavvii, SUSE ti dice: guarda che tu stai cercando di eseguire un kernel che non è firmato, per caso puoi inserire una chiave? Tu metti la tua chiavetta, quello si carica la chiave pubblica, al riavvio successivo la chiave pubblica viene trovata e SUSE parte. Questa è la soluzione tecnica più elegante in assoluto, ed è la migliore di tutte. Tant'è che Fedora ha subito detto, Matthew Garrett ha pubblicato un post 2 giorni dopo dicendo: siete dei gran figli, noi facciamo esattamente come voi. Questa è una classica dinamica nella quale c'è uno che inventa una cosa, un altro che la migliora e quello di prima che la riprende, migliorata e ringrazia e magari migliora ulteriormente. La classica dinamica del software libero. A Microsoft si può inventare tutte le certificazioni pugnettare che vuole, ma queste cose se le sognano e mi dà una certa soddisfazione. Group 2 e il kernel quindi saranno ovviamente firmati con una delle chiavi del database. Ultima arriva il 10 ottobre la Linux Foundation, che ovviamente, essendo al di sopra delle distribuzioni, cerca una soluzione che vada bene per tutti. La Linux Foundation ha detto: noi facciamo un pre-bootloader simile a SHIM, ma che non è SHIM, firmato con la chiave della Microsoft. Non si scappa ormai da questa situazione, a meno che non esca qualche novità. Poter avviare il computer senza utilizzare la chiave della Microsoft è sostanzialmente impossibile. Perché usa un pre-bootloader diverso da SHIM? Perché Linux Foundation introduce un test di utente presente. Qui da qualche parte, non mi ricordo dove, c'è una possibilità tecnica che l'UEFI introduce. Cioè l'UEFI dice: se per caso l'UEFI si accorge che la chiave non è firmata, il bootloader non è firmato o il kernel non è firmato, piuttosto che smettere l'avvio e basta, l'UEFI può dire all'utente: se tu sei presente lì, premi un tasto sulla tastiera e autorizzami ad andare avanti. Questa cosa è vietata dalle certificazioni Microsoft.
C'è scritto da una parte che, verso la fine, qui al punto 27, c'è scritto da qualche parte che se l'utente è fisicamente presente comunque non può dare l'autorizzazione. Ma la Linux Foundation se ne sbatte delle certificazioni, perché non deve rispettare quelle certificazioni. Quindi la Linux Foundation sfrutta questa caratteristica per fare in modo che se il sistema operativo non è firmato, dice all'utente, sei sicuro? Premi invio e parte. Questo shim caricherà un modulo delle un kernel che non sono firmati. È la soluzione peggiore di tutte. È la soluzione peggiore di tutte perché sostanzialmente non dà nessun vantaggio rispetto all'avere il sigilput disabilitato. Non solo, ma il test di utente presente va ripetuto ad ogni avvio. Ogni volta che accendi il computer devi premere invio per avviare. Era molto più elegante la soluzione di SUSE, che poteva essere benissimo presa in considerazione, la Linux Foundation ha ritenuto diversamente. Va, pazienza. Debian immagino sarà questa. Debian, bravo, che mi ha ricordato una cosa importante. Debian, che ha dei tempi decisionali un po' dilatati, è diversamente veloce, non ha ancora trovato una soluzione, ci sta riflettendo, io adoro Debian, non so che perché in giro di. Quando c'è stato l'ultima TechConf in Nicaragua, c'è stato un BOF, cioè un tavolo ristretto sulla questione del cyberboot. Lì è stato studiato, analizzato, preso atto della situazione, non è stato deciso nulla. Io ho contattato per email Steve McIntyre, che è il responsabile del progetto CD, che è la persona più interessata a questa cosa. Tra l'altro è stato il Debian Project Leader poco prima di Stefano, di Zacca. Steve McIntyre mi ha detto, non ci sono dei piani, e mi ha detto, io personalmente preferisco una soluzione simile a quella di Fedora. Quindi con lo shim, eventualmente anche con l'aggiunta del database delle chiavi. Tuttavia questa soluzione verosimilmente non sarà implementata in tempo per la prossima release, che è Wheezy. Ci sono ancora, stamattina erano 470 bug aperti, quindi a occhio e croce uscirà a marzo. Per marzo molto probabilmente non ci sarà nessun piano specifico per il sigilboot da parte di Debian. Molto probabilmente se ne riparlerà per la release dopo, che arriverà tra un paio di anni. Quindi Debian. Tra l'altro Debian ha anche dei problemi ulteriori, perché per il modo con cui viene compilato il kernel di Debian c'è qualche difficoltà in più relativamente alla parte della firma, però ne parliamo a cena vicino. La Free Software Foundation ha una campagna aperta contro quello che lei chiama il restricted boot, non lo chiamano mai security boot. A questo link trovate tutta una serie di documenti in cui si informa di questa cosa. Lo spazio bianco lì è destinato ad una vignetta che adesso vi faccio vedere, è una vignetta che è stata la vignetta vincitrice di una specie di concorso che la Free Software Foundation ha organizzato per la vignetta migliore sul tema del sigilo. La vignetta è questa qui. Vi presentiamo con orgoglio i Restricted Boots. È un gioco di parole, perché boot è sia l'avvio del computer, ma sono anche gli stivali in inglese. E qui ci sono un paio di stivali con il logo di Windows sotto, il logo di ARM e le catene che bloccano i due stivali. È per la vostra sicurezza. È una vignetta che se uno mastica un po' l'inglese arriva prima, ma comunque è abbastanza carino e divertente. Qui trovate gli approfondimenti, qui sopra il blog di Matthew Garrett, che vi consiglio di seguire se vi interessa, un white paper che è un po' vecchio, è stato fatto da Redatte e Canonico con un po' di richieste, è un po' vecchio ma lo lascio per notazioni storiche, e poi i link ai piani delle distribuzioni. Notate quello di Ubuntu in due parti, perché prima l'annuncio drammatico e poi l'annuncio rassicurante. Concludendo, e ho sforato credo di brutto, chiedo scusa a Marco, però avete capito qual è la delicatezza. La domanda era, è la fine di GNU/Linux su Genesis Desktop? La risposta è no. Non è la fine di GNU/Linux perché probabilmente continueremo ad utilizzarlo, però la possibilità che è stata data alla Microsoft di mettere un piede oltre la porta per tenersela aperta è molto preoccupante. Come dicevamo prima, non sappiamo come si comporterà Microsoft rispetto a queste cose, se deciderà di fare degli scherzi oppure se si comporterà correttamente. Consideriamo che c'è anche la possibilità che la Microsoft debba necessariamente ritirare la chiave pubblica perché effettivamente è stata utilizzata male da qualcuno. C'è anche l'aspetto di buona fede, cioè magari veramente qualcuno si fa firmare un binario e poi ci fa cazzate e la Microsoft è costretta a blacklistare la sua chiave. Quindi capite che lo scenario è abbastanza fumoso, preoccupante, nubi nere all'orizzonte, poi non è detto che piova. Speriamo che non piova. Nel frattempo, se voi volete essere tranquilli e sicuri,
L'unica soluzione, comprate quel computer che non è certificato Windows 8. Compratene uno senza il bollino. Se ci riuscite, fatemelo sapere, perché io non ne ho mai trovati in giro. Ecco, se non... a questo proposito, la certificazione Microsoft riguarda la singola macchina, sì, non il vendor. Cioè, il produttore di schede madri? Piuttosto che anche qui potrebbe decidere di fare una macchina che non c'ha il bollino Microsoft. Sì, certo. No? Certo. Anche voi esistono, vuoi comprare le macchine che non hanno il software Microsoft preinstallato. Sì. Fammene una ogni 20, però no? Il problema è che sono molto rare, sono molto meno di una ogni 20. Se ci sono quelle macchine lì, è certamente la soluzione migliore. Scusa, la certificazione riguarda anche l'hardware. In che senso? Cioè le i pezzi sciocchi, dici tu. Sì. O meglio. Se io voglio cambiare la scheda grafica, ce ne devo mettere una certificata da standard. A parte la scheda grafica è fuori dal problema perché riguarda le schede madri, però di per sé queste certificazioni riguardano esclusivamente i sistemi client assembly, quindi le macchine assemblate. Però è ovvio che quelle macchine assemblate da Asus, HP, Dell, quello che è, sono fatte prendendo pezzi che sono già presenti sul mercato. Ed è molto probabile che chi fa quei pezzi non fa versioni separate, una specifica per la certificazione e un'altra per selvaggia. Quindi è molto probabile che anche se uno si va a comprare la scheda madre. Questo fatto della sicurezza sempre pensare che deve essere un legale nemmeno a tutti, questo è un vincolo. È vero, però considera che enorme, è un vincolo enorme, però quel problema lì della fase di boot, il programma comunque c'è. Il problema c'è. E in qualche modo doveva essere risolto. Questa soluzione del UEFI non è una soluzione. Io non sono contro il secure boot in sé, anche perché il secure boot non ha niente a che vedere con DRM, TPM e cose del genere, non c'è problema. Il problema è quello. Ci ho detto, vi ringrazio, se ci sono delle domande avete un po' di tempo perché adesso Marco deve essere a fare i giochi.